Avevo promesso che non avrei fatto più nessuna trasmissione dopo il primo dell'anno, perché 1927, 2017 sono 90 anni, poi che ricompirò in ottobre quella è nata, ma se uno ti incontra e domanda, scusate, che amelo lui del 1927, matematico 90. E allora sono qua e respiro, però mi è successa una cosa. L'altro giorno, quando sono uscito di casa, sono venuto verso la farmacia, ho attraversato strisce pedonali e ho incontrato due individui. Se voi avete letto I Promessi Sposi, sapete che cosa è successo a Don Abbondio, che ha incontrato due bravi. E io chi potevo incontrare se non il signor Galas, con la volpe e il gatto, che sarebbe Sandro Parisi, professore, quello che voi vedete. E mi hanno bloccato, mi hanno detto, guarda, bisogna fare ancora una trasmissione, eccetera. Siccome non sanno come rimpiazzare il buco dello speciale, noi gli acercavamo in altro un altro, allora mi hanno messo le corde, ma guarda che la trasmissione è la solita sviolinata, ma guarda che molti che ti ascolta, credi che molti che ti ascolta. Insomma, mi sono lasciato corrompere, soldi non me l'ha dati perché è piuttosto tacagnotti, ma però, dice, te devi fare ancora una trasmissione. Argomento, a sorpresa, ho detto, faccio quello che desidero io. Allora sono qua ancora. Argomento, è giusto o non è giusto che uno si tolga la vita andando in Svizzera? È giusto o non è giusto che lo Stato non riconosca questa possibilità anche in Italia? Punto di domanda. È una cosa importante. Cerchiamo di analizzare e andare dall'altra parte della barricata. Noi siamo sanissimi, il Galas che l'ha detto io sta bene, stiamo tutti benone, eccetera. Immedesimiamoci, invece andando dall'altra parte della barricata. Uno ha un incidente automobilistico, rimane cieco e paralizzato. E allora per un periodo di tempo probabilmente pensa che forse riuscirà a ristabilirsi, che può darsi che ci sia qualche farmaco che riesce a farlo camminare, che forse ci sarà qualche operazione che potrà farlo tornare a vedere e giù di questo passo. Ma intanto passano i mesi, passa il tempo e queste cose non avvengono. E anche gli affetti che contornano questa persona, i genitori o la ragazza che è questo Fabio, come si chiamava? Fabo. Questo Fabo aveva, è stata una ragazza esemplare perché anziché abbandonarlo gli è stata sempre vicino, eccetera. Però col passare del tempo, non dei mesi, ma degli anni, questi affetti hanno incominciato a logorare una persona perché avrebbe voluto amare, ma non poteva farlo. Lo poteva fare sì a parole, ma anche con la parola non è che potesse avere un linguaggio sciolto. Non avrebbe potuto abbracciarla, non avrebbe potuto sentire l'affetto del corpo dell'altra persona vinghiato alla sua. Lasciamo stare il sesso, lasciamo stare. Ma quei sentimenti che fanno sentire due persone amalgamate, due persone che si vogliono bene. Allora questa persona decide che questo genere di vita non può andare perché capisce che lui è destinato a rimanere in quella situazione. Allora i casi sono due, o accetti questa situazione o uno dice prima vengo io e poi vengono gli altri. C'è un bellissimo film che dice io prima di te. Se non l'avete visto o se vi capita andate a vederlo, è un caso analogo. Allora si pongono tutti i problemi dell'universo, ma è giusto che uno si tolga la vita, è giusto di chi, è giusto di là, ognuno ha la sua strada. Ma ci si pone una domanda, lo Stato, che cos'è lo Stato?
lo Stato è l'insieme di tutte le persone che hanno diversità di opinioni, perché non è detto che lo Stato sia fatto tutto di cattolici, tutto di protestanti, tutto di maomettani, tutto di atei, è fatto di vari tipi. Allora, è giusto che lo Stato impedisca a uno di fare una cosa che lui desidera, perché capisce che lui in quella maniera lì. Allora noi dovremmo mettere anche il divieto al suicidio, assume Sempica, tutta la famiglia va in galera, perché quelli Sempica, o Sempica, chi si impicca non ha diritto a passare la pensione, agli altri è esodo sto passo, chi si impicca fino a prova contraria, se ne è copato anche ultimamente in carcere, Sempica, che è chiaro come Sempica, nessuno dice niente. Allora, se uno decide di premere il tasto su di un bottone dopo che gli hanno preparato tutto nelle vene, è giusto o non è giusto? Si può pensare in diverse maniere. A mio avviso lo Stato deve essere superiore a queste cose e deve garantire la libertà. Poi, in Italia c'è il Vaticano e allora incomincia l'esame di coscienza. Ma è giusto che uno che ha ricevuto il dono della vita da Dio sputi in faccia a questo dono? Ma mi dico, scusami, uno mi regala un bel brillante, non mi è più che devo del ritorno. Uno mi regala la casa, sì, che abito dentro un paio d'anni, però se non mi piace, non mi piace il monolocale, con piscina, no, vuoi pure. Tegliatela. Potrebbe anche essersi il caso che uno che ha ricevuto il dono della vita dica a chi gliel'ha donata, vada, mi te ringrazio, mi fate un gran piacere, ma mi vada, scusami, mi preferisco il monolocale, così, vabbè. O addirittura non voglio neanche il monolocale, voglio finire la mia vita. Non è facile, non è facile. Ma allora me nasce anche la domanda dal punto di vista religioso. Ma nadate il libero arbitrio, sto parlando, anche se sul libero arbitrio che sarebbe da discutere per parecchio tempo, perché ci ha dato il Padre Eterno libero arbitrio, però lo sapeva quello che mi sarebbe successo. Allora, avevo il libero arbitrio o non l'avevo il libero arbitrio? Perché se lui sapeva che io mi sarei suicidato, non mi ha dato il libero arbitrio, perché lui lo sapeva che io mi sarei suicidato. Giusto? Diciamo che il Padre Eterno lo sapeva, però pur sapendolo io non posso mettere limiti e quindi fai quello che vuoi. Ma io mi domando, ma credete che domani il falegname, voi sapete che per falegname intendo sempre Gesù, pensate che Gesù, quando questo Fabo è arrivato sul Gabriele, sentite un attimo, mi ti regala la vita, mamma mia, questa storia che io te me l'hai restituita in questo modo, guarda che mi zolo, inferno, che mio, stia zitto del genere. No. Io sono certo e matematicamente sicuro che se è vero che quel falegname ce l'avrà accolto a braccia aperte e gli avrà detto: ti capisco, ti chiedo scusa. Ti capisco e ti chiedo scusa per averti messo in questa situazione a dover decidere una cosa, a dover rinnegare a un dono che io ti ho dato. Se così non fosse dal punto di vista religioso, vi assicuro che sarei molto amareggiato, molto amareggiato. Mi hanno presentato un falegname che perdona, un falegname che è buono, un falegname che è umano, un falegname che capisce che gli uomini possono avere dei problemi, un falegname che ha messo dentro in un involucro, perché il nostro corpo è un involucro, ha messo dentro un'anima, uno spirito che ha fatto da scuola guida, che ha guidato questo corpo, questo involucro, l'ha guidato, diciamo che l'ha messo lui. E se succede che questo corpo a un certo momento si incrina, parlo dell'involucro, l'anima che c'è dentro, quella scuola guida, deve continuare a guidare quel corpo anche se questo corpo è costretto a chiedere l'aiuto di altri? Si pone un problema, si pone. Io sono sicuro che non è
un problema di facile soluzione. Io personalmente sono dalla parte di chi ha premuto quel tasto, perché non si può pretendere che uno, perché ha ricevuto in dono una cosa, quella cosa se la tenga per tutta la vita, se il dono che ha ricevuto a un certo momento gli dà questi risultati di non vederci, di non potersi alzare, di doversi far cambiare le feci perché non è in grado di andare al gabinetto, perché la pipì che fa gliela deve cambiare, devono levare un altro. È una vita di umiliazione, una vita di umiliazione. Per cui io credo che in uno Stato che accoglie tutti i cittadini con pensieri diversi, con idee diverse, abbia l'obbligo di legalizzare, perché sennò diventa una disuguaglianza. Per chi ha 100.000 può andare in Svizzera a coparsi, quel che non ha neanche un becco del quattrino se la ciuccia per tutta la vita. No, io sono d'accordo che chi decide di fare una scelta di questo tipo, lo Stato non possa dirgli no, tu in casa mia non lo puoi fare. Si parla di accanimento terapeutico, ma non è neanche un accanimento terapeutico, mi spiace. In questo caso si tratta di una persona che non è in grado di gestirsi. L'accanimento terapeutico è se vengono fatte delle cure per mantenere in vita, ma in questo caso il danno non c'entra l'accanimento terapeutico, perché in questo caso la spina dorsale è tagliata, per cui uno non può assolutamente muoversi. Perché? Perché il corpo nel quale c'è dentro, cioè l'involucro, è danneggiato, per cui non può muoversi perché c'è un danno materiale, non psicologico. L'accanimento terapeutico lo possiamo considerare se una persona che è in uno stato di incoscienza e che mette dentro quel famoso tubetto nel coro e lo alimentano, e questo magari mi rimane in coma come una mia conoscente anni fa, per alcuni anni continua a dargli da mangiare e quella non capisce niente. Qui altro discorso su cui... Allora, il problema si presenta perché in questa Italia c'è uno Stato, che è il Vaticano. Ecco, e io con questo Stato non è che ho buoni rapporti, no. Io ho buoni rapporti col falegname, con Gesù falegname, con Paolo, con Luca, con tutti quelli dei primi 100 anni. Con quelli ho dei rapporti non buoni, ottimi. Sul resto, se mi permettete, Gavria, dei grossi dubbi.